Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio nuovo video dove voglio mostrarvi i miei acquisti di make up del mese di aprile. Avrei voluto farlo prima, ma purtroppo per una serie di impegni non ho potuto, per cui lo faccio oggi. Iniziamo subito. Come vedete non ho fatto grandissimi acquisti questo mese. Iniziamo subito da questo. Come vedete è uno dei kit della Deborah, non so se si capisce, diciamo così, da questo fiocchetto. Vedete, scusate, che al contrario, Deborah. Ed è un kit che in questo caso si chiama The Woman in Red, composto praticamente, oltre che dalla carinissima bustina, da uno smalto rosso, un Shine Tech numero 13, e da un rossetto della linea Milano Red, anch'esso numero 13, che come vedete è un rosso classico molto bello, che vi swatcho velocemente, e vedete proprio il classico rosso diva, molto bello, molto anche lucido, idratante. Devo dire la verità che io ho parecchi rossetti rossi, mi piace molto il rossetto rosso, e questo kit l'ho acquistato perché l'ho trovato da OVS in un'offerta strepitosa, per cui costa solo 4,90 euro, e siccome un rossetto e uno smalto rosso fanno sempre comodo, ho deciso di acquistarlo e quindi spero di usarlo al più presto. Poi passiamo, diciamo così, agli acquisti singoli, per cui il prossimo che vi mostro è questo bellissimo eyeliner verde della Pupa, Extra Shine Eyeliner, che fa parte della collezione 50's Dream, quella uscita per la primavera 2013, che celebra gli anni 50. Questi eyeliner erano usciti in due colorazioni, questa verde che ho io e quella viola. Entrambi sono molto belli, lucidi, oserei quasi dire glitterati, e soprattutto durano tantissimo. Io ho scelto la colorazione verde perché mi piace molto applicarlo sulla rima ciliare inferiore, magari all'interno di un trucco nude come quello che vedete nella foto all'inizio del video, per dare una nota di colore. È un eyeliner veramente molto bello, a partire dall'applicatore che come vedete è il classico applicatore in feltro, molto preciso, e come vedete lascia una linea molto sottile, molto precisa, e la colorazione, diciamo così, si commenta da sola, da tanto che è bella, come vedete, lucida, glitterata, e soprattutto ha una formulazione che dura veramente tantissimo. Io lo applico al mattino e arriva praticamente intatto fino alla sera, e quindi è molto bello, molto valido, mi piace molto. Avevo sentito in alcune recensioni, sia su YouTube che sul web, alcune ragazze lamentarsi del fatto che, proprio perché è così a lunga durata, fosse faticoso da togliere durante l'operazione di struccaggio, diciamo quando ci si strucca la sera, e lasciasse addirittura un alone verde. Io devo dire che personalmente non ho riscontrato questo difetto, per cui sinceramente devo smentire, per quanto mi riguarda, questa cosa. Però ovviamente se voi avete delle differenti opinioni, delle differenti esperienze, ci terrei a saperlo, insomma, nei commenti. Per cui questo sicuramente, per quello che mi riguarda, un prodotto promosso a pieni voti. Poi per quanto riguarda la Kiko, ho fatto vari acquisti della Kiko, per cui innanzitutto questo rossetto, che è un glossy stilo, ultra glossy stilo mi sembra che si chiama, adesso non ho conservato la scatoletta in cartone, ma comunque sia è un rossetto gloss. Io l'ho acquistato nella colorazione 817, che è questo bel rosa, scusate che è un po' faticoso da aprire, vedete che è uno stilo, proprio uno stick, in questa colorazione rosa che sembra molto Barbie, ma in realtà è un rosa molto discreto, vedete che ve lo swatch al volo, è un rosa molto chiaro, oserei quasi dire trasparente, molto discreto, e che si abbina perfettamente non solo un po' a tutte le carnagioni, ma anche a tutti i make-up. Per cui è un altro prodotto che promuovo in pieno, me lo porto sempre in borsa, perché veramente è un po' come un burro di cacao quasi, perché idrata moltissimo le labbra. Tutto sommato, per essere un gloss, ha una durata abbastanza buona, e soprattutto è molto fresco, così molto, molto easy, diciamo così, perché va su tutto, lascia le labbra belle morbide, un bel colore, e quindi insomma mi piace molto, e soprattutto si intona un po' a tutti i make up, quindi forse esclusi quelli sui toni del giallo e dell'arancione, che comunque sono difficilmente, insomma difficilmente io uso quei tipi di trucchi lì, è veramente un prodotto un passepartout, per cui anche questo mi ha soddisfatto tantissimo. Poi sempre della Kiko ho acquistato il mascara. Devo dire che il primo mascara della Kiko che acquisto è il Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. È un mascara nero, a formulazione non waterproof,
caratterizzato da questo applicatore enorme, come vedete. Mi piace molto perché proprio separa le ciglia, le allunga. Come saprete già, io sono molto esigente in fatto di mascara. Mi piace particolarmente l'effetto ciglia finte. Io ho delle ciglia chiarissime, però folte, per cui se le lavoro bene di mascara ottengo un buon risultato. E devo dire che questo è circa una settimana che lo uso, ma sicuramente è già promosso, a pieni voti anche lui. Poi, per finire con i prodotti della Kiko, ho acquistato 3 smalti. Come vedete, innanzitutto questo che è il numero 288, che appartiene alla collezione permanente ed è questo bel rosa molto fresco, molto primaverile, ed è questo, scusate il dito medio, ma è questo qua. E devo ringraziare una youtuber, mia amica, che è signorina Bloggy, che saluto e ringrazio, perché ho visto praticamente questo smalto nel suo video della presentazione della sua collezione smalti. Era già da un po' che lo cercavo, non sapevo la numerazione e grazie a lei mi ha dato proprio il numero giusto e quindi l'ho acquistato, il 288. E poi ho acquistato questi due qui, dei quali uno ve ne avevo già parlato nel video tag I Love Spring, che vi lascio, diciamo, il link qui da qualche parte, e sono i Sugar Matte, che ho acquistato in due colorazioni. I Sugar Matte sono una collezione di smalti della Kiko uscita nella primavera, appunto, di quest'anno, caratterizzati da un finish opaco, quindi matte, e sugar, nel senso che sono ruvidi, come se all'interno ci fossero i granelli di zucchero. Vedete che è questo, il rosa, quindi vi presento subito lui, che è il numero 642. Molto bello, ne basta una singola passata perché un singolo strato vi dà già questo effetto. Molto bello, vedete? E poi l'altra colorazione che è questa che ho sul dito indice, che come vedete è un color sabbia, che mi piace tantissimo anche lui, non so se si capisce che sia ruvido, ed è il numero 638. Vedete? Mette a fuoco. 638, bello. E infine ultimo acquisto, questo smaltino della Shaka. Devo dire che gli smalti Shaka io è il primo che provo. L'ho acquistato proprio, mi sembra venerdì, l'ho pagato 1,99 € alla OVS. Ho acquistato la colorazione 102 Sugary White, che è questo qua, che ho nell'anulare. Vedete questo bel bianco. Che secondo me è un bianco da sposa, questo è un bianco perlato, molto bello. Anche qui devo dire che avevo sentito alcune opinioni negative sugli smalti Shaka. Personalmente, come ho detto, è il primo che acquisto, ma devo dire che mi sto trovando bene perché l'ho applicato sabato mattina. Adesso siamo a lunedì pomeriggio tardi, oltre le 5, oltre le 17, e devo dire che lo smalto è ancora intatto. Tenendo conto però che ho applicato uno strato di top coat, praticamente qua sono due strati di smalto più uno di top coat e ovviamente sempre con la base sotto. E vedete che lo smalto è pressoché intatto. Per cui ragazze, questo è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito, saluto tutte le ragazze che mi seguono e spero che mi seguirete sempre di più e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!